Salve amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Il primo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata vicino ad un recinto. Il video mostra alcuni animali vicino al recinto mentre all'improvviso appare una figura traslucida. La figura cammina a passo veloce proprio alle spalle degli animali. Lo spirito continua a muoversi finché ad un certo punto svanisce nel nulla come il fumo di una sigaretta. Il filmato è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Il video seguente mostra un falò appiccato da alcuni vandali. Sembra che all'interno della fiamma, ad un certo punto, appaia una strana figura oscura che sembra non risentire affatto del fuoco. Il video mostra addirittura quella strana sagoma oscura che si allontana pian piano dalla fiamma, come se nulla fosse. Il filmato è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Barro, las tinajas. Güey, está, pero se está quemando la barda, güey. ¿Tres al duro? Yo sí. Sí, güey. Pero filano. Aquí están con la protección civil, güey. Un cuarto, márcale. Ya lo enverguiza. 834, 271. Una turista è in vacanza e va in un hotel per riposare un po'. Mentre si rilassa comodamente nella sua stanza, si scatta alcune foto col suo smartphone. Rivedendo le foto, si accorge di un particolare davvero inquietante. Rivedendo alcune foto, la turista si accorge che su alcune di esse è rimasta impressa l'immagine di uno spirito, probabilmente lo spirito di qualcuno morto proprio in quel posto. Questa foto è stata scattata durante alcuni lavori di restauro. Sulla foto si può notare l'operaio che sta lavorando, mentre in fondo al corridoio, nella parte più buia, viene ripresa una strana figura che sembra essere quella di una bambina, con un vestito bianco. Un uomo di nome Sanchez racconta la sua esperienza paranormale vissuta in una università della Spagna. L'uomo si trovava nella palestra dell'università. Mentre riprendeva la stanza vuota con la sua telecamera, nota una strana figura seduta ad una sedia. Avvicinando bene lo zoom della telecamera, nota che la figura sembra essere quella di una ragazza con i capelli lunghi. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Un uomo di nome Carlo Pasilas incomincia a vivere un evento paranormale davvero impressionante nella propria casa, mentre gli strani fenomeni continuano a verificarsi sempre più spesso. Carlos decide di indagare su quale possa essere la causa di questi fenomeni. Ben presto si troverà di fronte a qualcosa che lo terrorizzerà a morte. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. A ver, es que ya me dio miedo.
Il prossimo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata nel giardino di un condominio. Il filmato mostra che a tarda notte uno spirito si materializza nel giardino, muovendosi indisturbato come se nulla fosse. Il filmato è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. E anche per oggi è tutto ragazzi, il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Fatemi sapere se c'è stato qualche filmato che magari vi ha colpito di più o vi ha spaventato di più. Io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao!